Grazie ad una fiammata di Gliozzi, il savio di Mr. Staffa rialza immediatamente la testa dopo il KO di uno scontro diretto dello Jelasi, riuscendo a piegare un po' Roma, ostico e ben messo in campo. Pur tenendo in mano le redini del gioco, ai Blues occorre lo strappo di uno dei suoi ragazzi più talentuosi per trovare la chiave di volta di una gara che rischiava di complicarsi oltremodo per l'11 di Via Norma. Il Savio inizia subito a dettare i ritmi, ma davanti a De Santis fatica a presentarsi. La prima occasione arriva al 17esimo, quando una sponda in aria favorisce Carbone, che caccia di prima intenzione, ma viene chiuso in corner. Dalla bandierina però arriva un'altra chance con Ingrati, che vede per la seconda volta nel giro di un minuto il pallone essere tirato sul fondo. L'occasione per far saltare il banco, il Savio la colleziona al 26esimo. Passa di punta Coppetti, che allunga il piede per cercare il pallone, ma trova la caviglia dell'esterno di Mister Staffa. Il contatto sembra lieve o quantomeno non così grave da far pensare al rigore. Il signor Portanova indica però il dischetto dalle proteste ospiti, consegnando al Savio l'opportunità di sbloccare l'incontro. Dagli 11 metri però Quattrini è tutt'altro che perfetto, cacciando su De Angelis il penalty che avrebbe potuto portare i suoi sull'1-0. Nel finale prova allora ad affacciarsi il Pro Roma. Lopizzo punta Staffa, si allarga e cerca il diagonale. Poli blocca al petto senza troppi affanni. Nella ripresa i padroni di casa cercano fin da subito di alzare i ritmi della manovra. Già al terzo ci prova Ricci da fuori, trovando però solo il palo a rimpalare il suo tentativo raso terra. Dalla parte opposta gli ospiti non stanno a guardare. E al 14esimo Evangelis si affonda bene a sinistra, trovando il taglio di Lopizzo, che si gira cadendo, con Staffa che chiude bene e salva Poli. Lo 0-0 di partenza si frange al 18esimo, quando il Savio rompe l'equilibrio e passa a condurre. Gliozzi scende a larga a destra per Proietti, che restituisce il pallone preciso al numero 16. Gliozzi taglia bene e trova la deviazione, anticipando la chiusura tardiva di Coppetti. Palla in rete e padrone di casa in vantaggio. Per il Pro Roma la gara si complica così irrimediabilmente al 27esimo. Coppetti è entrato dietro su Pansè, rimediando un generoso secondo giallo dal signor Portanova e lasciando i suoi in 10. L'espulsione fa perdere la testa allo Pizzo, che batte ironicamente le mani al direttore di gara, finendo anche lui al sitempo sotto la doccia. In 9 contro 11 gli ospiti dovranno comunque restare in partita e al 32esimo Evangelisti riesce a trovare il corridoio per Tartaglia, sul quale è provvidenziale la tempestiva uscita a bassa di Poli per evitare il peggio. Nel finale però è il Savio a poter arrotondare il punteggio. Al 43esimo è Panzea di volarsi raddoppio, mettendo al lato praticamente davanti a De Santis. Prima del triplice fischio finale, è ancora il numero 14 di Staffa a sprecare la chance del 2-0, spedendo fuori il suo esterno destro sull'assist illuminante di Ricci. Basta comunque il gol di Gliozzi a portare 3 punti alla classifica del Savio. I Blues sfruttano appieno lo scivolone del Football Club, scavalcando proprio gli Orange e prendendosi il secondo posto.